Buongiorno, benvenuta Alicia. Questa è la nostra zona dedicata al pranzo e alla cena. È una sala piuttosto piccola, abbiamo circa 22 posti a sedere. Serviamo il pranzo durante il sabato e la domenica, mentre durante la settimana effettuiamo il servizio serale. Ci spostiamo nella cantinetta. Questa zona qua invece è dedicata principalmente per aperitivi, apericena. Abbiamo un accompagnamento di diverse cantine della zona, abbiamo anche qualche referenza francese e qualche vino isolano. Oltre a essere zona dedicata per apericena o aperitivi, la nostra cantinetta è indicata per compagnie e gruppi dove avete tutta la vostra sala dedicata. Questa è la nostra zona del bar. Eccoci. Ciao a tutti, io sono Christian, sono il fratello maggiore e sono colui che si occupa della cucina. Eccoci qua, questo è il mio piccolo regno, piccolo grande regno, dove svolgiamo tutte le preparazioni necessarie alla riuscita del nostro piccolo menù. E oggi vi mostrerò i grissini che noi andiamo a fare giornalmente e li mettiamo nel cestino del pane. Questo qua è il nostro impasto dei grissini che facciamo appunto ogni giorno. È un impasto a base di farina, lievito, sale, strutto e olio d'oliva del Garda. In questo caso li abbiamo fatti con il sesamo. Poi andiamo a dare la forma ai nostri grissini. Nel frattempo hanno lievitato. Iniziamo a dare forma ai nostri grissini. Il nostro non è un grissino torinese, è un grissino molto rustico. Si presenta molto bene nel nostro cestino del pane, che non a caso è un cestino del pane fatto in legno d'ulivo, perché noi ci teniamo a valorizzare il territorio. Con una piccola giravolta iniziamo a dare forma ai nostri grissini. Una volta che abbiamo completato la nostra teglia, diamo ancora una mezz'oretta di lievitazione, facciamo lievitare bene e poi andiamo in cottura. I nostri grissini hanno lievitato ancora un pochettino, adesso andiamo a infornarli pronti per la cottura.